Vino grigio Porrer 2020 di Eloys Lageder. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto in Alto Adige o Sud Tirol, che dir si voglia, alla scoperta del vitigno più coltivato in questa regione. Parliamo proprio del Pino Grigio e lo facciamo attraverso una cantina che ha dei valori molto particolari. Stiamo parlando appunto qui davanti a me del Porrer 2020 Pino Grigio Vigneti delle Dolomiti IGT della cantina Alois Lageder. Una cantina che tra i suoi valori principali troviamo l'utilizzo della coltivazione biologico dinamica, che prevede l'utilizzo del ciclo naturale, l'utilizzo solamente di prodotti naturali per l'accrescimento e la coltivazione della vite e tanti altri fattori che vanno a incrementare la salute della vite nel rispetto dell'ecosistema. Alois Lageder è molto impegnato in questo fronte, su questo fronte, e vi consiglio di approfondire anche attraverso il loro sito internet, perché troviamo tanti bei pensieri e una filosofia molto accurata, molto precisa, che poi ritroviamo anche nei loro vini, sempre precisi, puliti, freschi e soprattutto grande tracciabilità, grande rispetto del territorio e un grande rispetto del varietale. Oggi parliamo del Pino Grigio, per l'appunto, che facente parte della famiglia dei Pinot, regala sempre un grande e profondo gusto della beva. Adesso scopriamo subito appunto cosa dirci nel calice, in particolare questo Porrer 2020, sempre grazie all'utilizzo del Cormin che ci viene in soccorso per mantenere alta la qualità del nostro vino all'interno della bottiglia, e vediamo subito questo Porrer 2020 che si presenta con questo colore tipico del Pino Grigio. Ricordiamo che forse una cosa che molto spesso si dà per scontata, ma non è poi così scontata, che il Pino Grigio è una varietà a bacca rossa, o meglio a bacca grigia, però che dà quasi sempre vini appunto bianchi o in tipologia aromata. Oggi ci troviamo davanti a questo bel giallo dorato carico e con una bella scorrevolezza nel calice che al naso ritrova piacevolissime note fruttate di polpa, a frutta di polpa pesca gialla, troviamo la pesca, note piacevolmente fresche, floreali, molto vive, estive. Al palato ritroviamo questa grande complessità, questa grande freschezza, accompagnata dalle tipiche note e consistenze sapide del vino, anche grazie, conferite grazie ai terreni tipicamente calcarei, appunto questi terreni dolomitici. Ricordiamo che ci troviamo in vigneti che possono raggiungere anche altitudini molto importanti, in particolare per questo Pino Grigio i vigneti si trovano tra i 240 e i 450 metri sul livello del mare, per cui abbiamo delle giornate molto calde, delle notti fresche, e questo implementa la produzione di questi aromi che appunto ritroviamo tutti in questo bel calice, pulito, fresco, elegante. Un vino che va a accompagnare molto bene piatti a base di pesce, penso a dei bei crostacei, ma perché no anche abbinato a delle carni bianche, sicuramente può fare il suo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.